Quest'anno, come diceva giustamente lei, iniziano le celebrazioni del 70° della Resistenza, perché la Resistenza, come ci dicono i libri di storia, comincia l'8 settembre del 43 con l'armistizio dell'Italia e finisce il 25 aprile del 45. Naturalmente il prima e il dopo ha significato lotta, ha significato resistenza popolare, e noi sappiamo, non solo perché lo abbiamo studiato, ma perché lo sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita, che è da quella lotta e da quel sacrificio di tanti giovani che è venuta la nostra convivenza civile, a cominciare dalla Costituzione. E quindi non vogliamo dimenticare, perché sono in troppi che cercano di farci dimenticare. Di conoscere e non dimenticare non vuol dire avere astio o essere con la testa girata indietro verso il passato, vuol dire guardare il futuro sapendo da dove veniamo. Veniamo da una grande lotta di popolo contro il nazismo e contro il fascismo, con delle avanguardie armate di uomini e donne straordinari che si chiama Resistenza, e non dobbiamo mai dimenticarlo. Ecco, questa è una festa che si articolerà in più giorni, in più momenti. Come si svolgerà? Sì, è una festa che per il quinto anno consecutivo noi realizziamo ad Alessandria, nel cortile e nei locali della CGIL che gentilmente ci ospita, e ci sarà insieme il piacere prima di tutto di stare insieme, generazioni diverse, giovani, anziani, anche qui oggi mentre la festa sta prendendo avvio, questo lo vediamo anche visivamente, il piacere di incontrare ancora i partigiani e che ancora ci sono per fortuna. Contemporaneamente abbiamo la musica, la buona cucina, cioè tutto quello che fa vita buona, allegria e amicizia, e assieme a questo abbiamo anche però conferenze e mostra di libri e mostra, e una bella mostra intitolata Con le armi e senza le armi, che parla della resistenza in Piemonte e nella nostra provincia. Stasera iniziamo con la presentazione di un volume, Io Raimondo Ricci, che parla della storia di un deportato che è ritornato, infatti è vivente, ha 92 anni e è stato deportato a Mauthausen, aveva 20 anni, c'è stato 15 mesi, ha visto l'orrore e ha saputo però mantenere il piacere e la gioia e la coerenza di raccontare e continuare. Ne parleremo con sua figlia Marina Ricci, con Daniele Borrioli e Cesare Manganelli, che sono due personalità note in Alessandria e sono amici dell'ANPI e storici. Domenica presenteremo una conferenza dal titolo, secondo me, che già dice abbastanza, e che è questo: la Costituzione, ultimo baluardo per la difesa della democrazia. Ne discuteremo col professor Mario Dogliani e col professor Renato Balduzzi, entrambi professori esimi importanti di diritto costituzionale. Assieme a questo, come dicevo, la musica stasera di un giovane cantautore, Carmelo Spadaro, domani con la banda Brisca di Bernardo Veisso e domenica con il trio dell'Isola di Stefano Marelli, Andrea Garavelli e Gianni Nesto.